Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili ascoltatori di Radio Saius TV, buonasera, in studio Massimo Bonella, collegato da Pianeta Oggi TV, pianetaoggitv.net, testata giornalistica. Dunque sono 19:03, prima di dare la linea ad Alviano Appi, collegato in diretta da Pordenone con un ospite importantissimo, vi volevo dare alcune, diciamo, anzi per l'esattezza, una notizia importante che emerge in primo piano. C'è stata una forte scossa di terremoto in Turchia, si registrano 35 feriti e ci sono alcuni dei edifici danneggiati. Paura dunque in Turchia, oltre 30 persone sono rimaste ferite in seguito a questo terremoto di magnitudo superiore al quinto grado, si parla di 5.2 per l'esattezza. Ha colpito la provincia di Adiyaman nel sud-est del paese. Lo riporta il Daily Mail Online. La scossa, spiega inoltre l'Istituto Geofisico Americano USGS sul proprio sito web, è stata registrata a 4 km a nord-est di Samsat, ad una profondità di 10 km. Secondo i media turchi, 35 persone sono state ricoverate in ospedale e ci sono danni agli edifici. Il sisma iniziale è stato seguito da 8 scosse di magnitudo tra 1.4 e 2.7. Uno sguardo rapidissimo alla nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net. A taglio primissimo abbiamo due filmati, ci sarebbe un unico filmato molto lungo diviso in due parti. Praticamente c'è la differita della, diciamo, della conferenza, più conferenze, sono più conferenze che sono tenute in località Bruniera, in provincia di Pordenone, riguardano il progetto Legin, quindi potete vedere un po' tutto quello che è stato fatto, partendo di fatto dalla mattina, poi è stata una lunga non stop, due sono state le giornate, la prima è iniziata presso il liceo Grigoletti a Pordenone con gli studenti e a seguire poi in località Bruniera. C'è stata appunto la seconda parte con ospiti veramente molto importanti. Entrate nel filmato, entrate nel sito e potete vedere con calma un po' il tutto. Convegno organizzato da Terra Mater, Associazione Terra Mater. Ricordo anche il sito internet blog terramater.it per maggiori informazioni, poi con la partecipazione anche dell'associazione culturale Sicomoro di Pordenone e altresì la testata giornalistica Antimafia 2000. Ecco, poi subito sotto ci sono degli articoli importantissimi che vi invito veramente a leggerli. Dunque, riguardano processo trattativa Stato-mafia e ora dite che nella trattativa non c'è Stato. Ecco, questo è il primo articolo di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari e dopo a seguire subito sotto la versione televisiva di Antimafia 2000, Antimafia 2000 TV, dove abbiamo Saverio Lodato, importante giornalista, che intervista Nino Di Matteo. Poi subito sotto il punto di Giulietto Chiesa e quindi a seguire altre informazioni che riguardano gli esteri. Alle 19:07 do subito la parola ad Alviano Appi per la presentazione dell'ospite importantissimo. Subito vi preannuncio, si parlerà della sentenza che riguarda il processo trattativa Stato-mafia. Te, Alviano. Sì, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, grazie Massimo dello spazio che ci dedicate e come hai appena anticipato tu, faremo partecipi i nostri ascoltatori di un'importantissima sentenza e di che cosa questa sentenza può implicare. Una sentenza che è stata emessa venerdì 20 aprile dalla Corte di Assise di Palermo,
dopo oltre 5 anni, 220 udienze, è una sentenza che è stata fatta sul cosiddetto processo trattativa Stato-mafia, cioè una sentenza che condanna a pene molto severe tanto uomini della mafia quanto uomini dello Stato. Allora noi abbiamo la fortuna di avere qua questa sera il direttore della rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Intanto Giorgio, molte grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera Alviano e a tutti. Ecco. Giorgio, la tua rivista è stata una delle poche voci giornalistiche che hanno seguito questo importantissimo processo fin dall'inizio. E a te vorrei chiedere, perché molti ascoltatori non hanno bene idea di cosa sia questo processo trattativo Stato-mafia, perché televisioni e giornali si sono un po' ben guardati dal puntare i riflettori su questo processo. Allora, innanzitutto ti chiederei di spiegare un poco, per chi ci ascolta, di che cosa si è trattato. Allora, ringrazio ancora per darmi questa possibilità. Spero mi sentite bene, Alviano. Sì, riusciamo a sentirti. Bene, abbastanza bene. Perfettamente, sì, anche qui. Allora, si tratta di un processo storico con sentenza storica, perché per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, cercherò di usare dei termini semplici alla portata di tutti, perché ovviamente quando si parla di processi ci sono termini tecnici, giuridici, e a volte non ci capiamo niente. Si tratta di questo. Praticamente, durante le stragi drammatiche del 92 e del 93, il processo ricorda quel periodo nero della storia italiana, dove persero la vita a Capaci Giovanni Falcone, la moglie e i ragazzi della scorta. In via D'Amelio a Palermo il giudice Borsellino con 5 ragazzi della scorta, e nel 93 inizi 94 le cosiddette bombe del continente in Sicilia, quando storicamente le persone facevano riferimento alle altre regioni italiane fuori dalla Sicilia, lo chiamavano continente, ed è rimasto, diciamo, questa frase un po' macabra per la verità, però giornalistica, per intendere di che cosa si stava parlando. Le stragi del continente sono quelle stragi che Cosa Nostra ha effettuato, perché è stato dimostrato fino a sentenza della Corte Suprema che è stata la mafia ad eseguirle, dove hanno trovato la morte moltissime persone, sia a Firenze sia a Milano e a Roma. Con l'attentato a Maurizio Costanzo potevano perdere la vita decine di persone, con l'attentato allo Stadio Olimpico, grazie a Dio fallito, potevano morire centinaia di carabinieri. E in questi attentati del continente morirono anche una bambina piccola, una famiglia sterminata, insomma, gente innocente. Si è fatto un processo perché, secondo la sentenza di primo grado, si è dimostrato che durante quel momento lo Stato, invece di annientare Cosa Nostra, certamente non tutto lo Stato, pezzi dello Stato, adesso diciamo deviati, ma all'epoca non erano deviati, erano pezzi dello Stato legittimo, all'interno del quale sicuramente c'erano pezzi deviati dei servizi segreti, massonerie deviate, insomma poteri occulti, ma c'era anche lo Stato.
nelle persone condannate, generali dei carabinieri, il generale Mori condannato a 12 anni, il generale Subranni superiore a Mori condannato a 12 anni e il capitano, successivamente credo poi colonnello De Donno, condannato a 8 anni. Il senatore della Repubblica Marcello Dell'Utri, fondatore del partito più importante che ha governato l'Italia insieme a Silvio Berlusconi, condannato a 12 anni anche lui. Nicola Mancino, il ministro degli interni, ex assolto, ma non era imputato per questo reato, era imputato per falsa testimonianza. La Corte ha ritenuto opportuno che non ha mentito, quindi se non ha mentito lui, ha mentito l'ex ministro Claudio Martelli e probabilmente sarà messo sotto indagine, perché se non ha mentito l'uno, ha mentito l'altro, perché erano in confronto i due e la procura ha creduto, e anche noi pensiamo allo stesso modo, che stava mentendo Nicola Mancino. Ma siccome la Corte lo ha assolto fino a prova contraria, Mancino non ha mentito. Il processo si basa su un reato molto grave, che sembra tecnicamente insignificante, invece è molto grave: attentato al corpo politico dello Stato. Significa, corpo politico è il governo, significa che persone della mafia, i capi della mafia e persone dello Stato hanno fatto delle in accordo con delle persone dello Stato, entrambi hanno fatto delle richieste sotto forma di ricatto al governo dell'epoca, quindi delle minacce. Se viene dimostrato, come è stato dimostrato in primo grado, è un reato gravissimo, tant'è vero che la Corte d'Assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, ha condannato a pene severissime chi si è permesso di ricattare lo Stato, minacciando lo Stato, tra l'altro con le bombe e le stragi. E la minaccia viene da Cosa Nostra, ovviamente direttamente dai capi della mafia, Riina, Provenzano, Bagarella, Brusca, che poi è stato assolto perché il reato è stato estinto per prescrizione. Prescritto, ma era associazione di stampo esterna, credo, di stampo mafioso. Invece il reato attentato a corpo politico è stato riconosciuto, quindi in sostanza uomini di Stato e la mafia minacciano il governo con delle stragi perché vogliono delle richieste illegittime, illegali, per favorire Cosa Nostra, e così la stessa avrebbe cessato di porre in essere le stragi. È stato dimostrato che queste persone insieme hanno una combine. Ora, per quanto riguarda Mori, Subranni e De Donno, questo è accaduto durante la strage di Capaci e Via D'Amelio, mentre il senatore Dell'Utri ha preso il testimone, secondo il dispositivo di sentenza, ma poi leggeremo le motivazioni, ha preso il testimone dopo il 92 e ha condotto la trattativa con la manina, con la mafia, fino all'instaurazione del governo Berlusconi. Berlusconi dice, minacciando querele al dottore Di Matteo, che è il simbolo del pool antimafia, oltre a Di Matteo ne facevano parte Vittorio Teresi, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia. Purtroppo il dottore Teresi non sta bene e gli auguriamo tanta solidarietà, che si possa riprendere al più presto in questi giorni, in questi momenti della sua sofferenza. Certo. E quindi sì, finisco il concetto. E quindi praticamente Dell'Utri porta la trattativa, diciamo, in porto, e Berlusconi oggi lamenta querele al dottore Di Matteo perché dice: io non c'entro niente, tutto inventato, e se dovessi c'entrare qualche cosa sono vittima.
Ma se tu sei vittima, ha detto Di Matteo in una trasmissione televisiva, perché non hai denunciato la magistratura? Non hai denunciato tutte le minacce, i fatti alla magistratura? Uno che non denuncia, pur essendo vittima, caro Albiano, commette delitto di favoreggiamento. Quindi se tu, Presidente del Consiglio, ti riconosci probabilmente vittima di una minaccia mafiosa, perché non sei andato dai magistrati a denunciare i fatti? Se non ci sei andato, che avevi, aggiungo io, questo lo dico io, non lo dice Di Matteo, che avevi il carbone bagnato? Questo è in sintesi il processo trattativa stata mafia. Se volete approfondire, sono a disposizione. Bene, in questo quadro generale dobbiamo dire che ci sono diversi attori che giocano un ruolo ambiguo che secondo me chi ci ascolta dovrebbe anche capire. Diciamo che gli attori sono da una parte la politica, da un'altra l'informazione, da un'altra ancora la magistratura, il ruolo giocato dalla magistratura. Adesso cerchiamo un poco anche di capire questa cosa, perché i pubblici ministeri hanno trovato grandi ostacoli in tutto l'itinere di questo processo, hanno lamentato grandissimi ostacoli. Innanzitutto possiamo dire anche per l'isolamento e le varie accuse che gli sono state fatte di diversa origine, perfino Di Matteo viene a dire che sono stati accusati di seguire delle finalità eversive o comunque del protagonismo. Cosa puoi dire? Ma questo processo non è piaciuto e non piace ancora oggi, perché ci sarà un appello e una Cassazione, sicuramente, perché gli avvocati legittimamente andranno in appello, e non è piaciuto al potere, Albiano. Il potere ha cercato di ostacolare sin dalle indagini, che voglio ricordare in questa sede sono state iniziate dal dottore Antonio Ingroia e poi seguite da Di Matteo e quindi poi dal pool cosiddetto antimafia, trattativa stato mafia. E quindi c'è stato un attacco frontale attraverso i giornali di potere, i giornali che hanno seguito, quel poco che hanno seguito. Il processo è stato sempre, quasi sempre, tranne qualche eccezione di qualche collega di Repubblica e anche di, soprattutto del Fatto Quotidiano, che ha seguito da vicino come noi il processo, c'è stato sempre un attacco frontale, o se non un attacco, una presa in giro, una farsa. La delegittimazione. Una boiata di Stato, hanno detto di tutto, ma è questo, finché è questo uno può anche criticare ferocemente, rimanendo nei termini del rispetto. Purtroppo c'è stato un attacco frontale ai PM, in particolare a Di Matteo, dando a questi magistrati degli eversivi, dei magistrati carrieristi, e poi non dimentichiamo che durante, quando è iniziata l'indagine trattativa stato mafia, che poi è andato a processo, c'è stata la condanna a morte di Di Matteo da parte della mafia e settori deviati di poteri occulti che lo hanno minacciato di morte con lettere che gli arrivavano persino alla sua abitazione privata. C'è stata la testimonianza del collaboratore di giustizia Galatolo, il figlio di un grande boss egli stesso, Vito Galatolo, che aveva nelle mani il coordinamento per eseguire la strage a Palermo per uccidere il dottore Di Matteo, una strage eclatante come quella di Via D'Amelio, perché la volevano fare in mezzo alla città,
quindi con il rischio che morivano un sacco di innocenti. La richiesta veniva dal boss latitante Matteo Messina Denaro, la richiesta per uccidere Di Matteo veniva dal capo dei capi in persona, il quale in carcere diceva chiaramente al suo interlocutore mafioso della Sacra Corona Unita che lo voleva morto, dobbiamo ucciderlo. Quindi non è che non c'è stato niente, malgrado ciò hanno detto, sono riusciti a dire, pensate, che Di Matteo si era messo d'accordo, una sorta di accordo, non capisco quale mente malata e delirante possa pensare questo, una sorta di accordo con Totò Riina per farsi minacciare di morte in modo che lui potesse avere una carriera politica. Poi addirittura sono arrivate anche gli attacchi politici, perché Di Matteo non ha mai fatto, cioè ha sempre detto che un magistrato può anche andare in politica, l'importante è che si dimetta. Quando il Movimento 5 Stelle indicava nel magistrato una persona capace che potrebbe essere ministro degli interni o ministro della giustizia, e quindi altre polemiche su polemiche, attacchi, perché Di Matteo, il vero motivo perché lui voleva fare questo processo era perché voleva scendere in campo politico. Insomma, c'è stata una vera e autentica persecuzione, fino al fatto che nessuno credeva, nessuno, Alviano, lasciami la battuta, nessuno, sì, nessuno tranne io credeva alla condanna di questo processo. Certamente i magistrati ci credevano, altrimenti non facevano la requisitoria storica che spero pubblicheremo presto per i giovani studenti. Non ci credeva nessuno, tutti erano pronti, c'era la stampa mondiale in aula, oltre che Antimafia 2000, tutti pronti a ridicolizzare Di Matteo e colleghi. Invece si sono dovuti, diciamo in Sicilia, assuppare questa polpetta avvelenata, giusta, coraggiosa, che la Corte d'Assise di Palermo, con la sua sentenza, ha emesso con delle condanne, a nostro giudizio, giuste. Le prove erano schiaccianti, c'era tutto, intercettazioni telefoniche, fotografie, testimonianze di alti personaggi dello Stato. Ne dico solo una e poi finisco il mio dire. Il presidente dei servizi segreti, Fulci, il direttore dei servizi segreti, che è stato per un periodo Fulci, non mi ricordo il grado militare che aveva detto in aula, quando i pubblici ministeri chiedevano che cos'era questa fantomatica falange armata che rivendicava tutte le stragi in Italia, lui diceva: non lo so che cos'era, quello che so è che mi arrivavano, a me che sono il capo dei servizi segreti, delle minacce della falange armata, e l'ufficio da dove telefonava la falange armata era di fronte al mio e apparteneva ai servizi segreti. Si doveva fare o non si doveva fare questo processo? Certo, e adesso che hai accennato a questa cosa, possiamo dire che c'è stato, sia giuristi che giornalisti hanno cercato di dire che se trattativa c'è stata, la trattativa dovrebbe essere considerata legittima. Ma legittima la trattativa viene considerata quando tu hai dei benefici per lo Stato. La trattativa prima ancora di questa sentenza, quindi anche se fossero stati assolti, noi non avremmo cambiato idea. La trattativa è riconosciuta nella sentenza di Firenze, quella delle bombe di Firenze, dove i giudici spiegano che i carabinieri come minimo dovevano essere cacciati via a pedate dal corpo dell'arma, perché il loro agire non aveva portato benefici allo Stato, aveva provocato altre stragi. Quindi io faccio una trattativa con il nemico se porta benefici a me, cioè in questo caso io Stato, se mi porta benefici, allora la trattativa non è mai legittima, ma si può chiudere un occhio, perché alla fine abbiamo ottenuto noi i vantaggi. Ma quando io faccio una trattativa, il vantaggio è totalmente a favore della mafia in quel momento, perché successivamente è vero che ci sono stati arresti, condanne, Riina incarcerata e quant'altro, ma in quel momento la trattativa ha portato stragi.
Per quella trattativa, dice un'indagine a Caltanissetta, del una sentenza del processo Borsellino Quater, dice che la trattativa probabilmente ha portato alla morte di Paolo Borsellino, altro che legittima. Quindi i 12 anni, e leggeremo le motivazioni, sono meritatissimi degli imputati, se poi la Corte scriverà, come penso ovviamente, non lo so, ma penso che scriverà che quella trattativa maledetta, maledetta, ha portato alla morte persone innocenti, altro che legittima. In realtà, come suggerisce Ingroia, la trattativa non nasce per un'esigenza dello Stato, ma per alcuni uomini dello Stato già collusi con le cosche mafiose. Non ho capito la domanda. Sì, nel senso il quello che era il PM Ingroia all'origine del processo, lui diceva che in realtà questa trattativa è partita per salvare alcuni uomini politici, alcuni uomini dello Stato, ma per interesse privato di questi uomini e non per un interesse della comunità, uomini che in qualche modo avevano già delle interrelazioni con le cosche mafiose, ma che avevano ottenuto voti, ma che in cambio non avevano saputo fermare il processo che Falcone e Borsellino, il maxi processo che Falcone e Borsellino avevano portato a conclusione. Sì, infatti la prima ci sono diversi passaggi della trattativa. La prima trattativa all'inizio viene condotta perché alcuni politici erano consapevoli che dopo l'assassinio Lima, il leader della Democrazia Cristiana in Sicilia per tanti anni, il referente di Andreotti in Sicilia, uccidendo Lima, sapevano tutti quelli di quella corrente democristiana che sarebbero stati condannati a morte da Riina, perché Riina aspettava, secondo quello che diceva Riina, perché secondo i patti e gli accordi tra la mafia e la Democrazia Cristiana, che in Cassazione sarebbero stati tutti assolti. Invece si sono ritrovati tutti condannati, i capi mafia, quindi Riina fa scattare la vendetta e fa una lista di persone che devono essere uccise. E subito viene ucciso Lima, ma doveva essere ucciso anche Mannino, Calogero Mannino, dovevano essere uccisi altri esponenti, lo stesso Andreotti, il figlio di Andreotti, Claudio Martelli, Salvo Andò, certo, sì. Pizzini, quindi una serie di personaggi legati al Partito Socialista e alla Democrazia Cristiana, soprattutto la Democrazia Cristiana, che Riina vuole uccidere. Quindi Mannino, che è stato assolto in primo grado, quindi adesso vedremo l'appello, ma i fatti sono questi. Mannino lo dice lui stesso, il prossimo sono io, dopo Lima mi ammazzano a me. Quindi i carabinieri che intraprendono la trattativa con Vito Ciancimino, mafioso, referente diretto di Bernardo Provenzano e di Riina, cercano intanto di salvarsi la vita, e siccome vedono in prospettiva che la Prima Repubblica sta morendo sotto le maglie dell'inchiesta Mani Pulite, e quindi comincia a spaldarsi questi partiti vecchi, obsoleti, e quindi si sentono isolati, questi politici ex potenti temono che la mafia, temono giustamente, li uccida, ecco perché trattano. Successivamente, quando durante la strage di Capace di Via D'Alema c'è questa trattativa, successivamente, prima, cioè subito dopo probabilmente la morte di Borsellino o durante l'organizzazione della strage di Via D'Amelio, scendono in campo altri personaggi trattativisti che non sono i vecchi politici che temono di essere uccisi, tutt'altro,
sono personaggi che stanno scendendo in campo con il nuovo partito, e quindi ecco scendere in campo Marcello Dell'Utri, che prosegue questa trattativa. Dice il figlio di Massimo Ciancimino, che è stato condannato per altri motivi, cioè per calunnia, dice che il padre, ricordiamo che alcune testimonianze di Massimo Ciancimino sono state importanti, il padre viene messo di lato da Cosa Nostra, da Provenzano, come personaggio intermediario tra la mafia e lo Stato, e viene scelto appunto Marcello Dell'Utri come interlocutore della mafia, per affinché la mafia potesse avere nuovi legami con il potere, nuovi legami con il nuovo partito politico, ed è quello che è accaduto. Questi sono i fatti. Poi le responsabilità penali sono individuali, e quindi se la vedrà la Corte d'Appello in questo caso, se assolvere o confermare le pene, ma i fatti rimangono comunque questi. Anche se vengono assolti, verranno assolti tutti, la trattativa ci fu. Nessuna Corte d'Appello e di Cassazione, a mio giudizio, si permetterà di dire se lo sono inventati, è una grande barzelletta. Potranno assolvere o attenuare le pene degli imputati, ma secondo me non potranno, è un mio giudizio ovviamente personale, non scriveranno la trattativa è un'invenzione della Corte d'Assise di Palermo e dei giudici popolari. La trattativa c'è stata, è un dato di fatto, poi vedremo le pene se saranno confermate o meno. Ecco, adesso per aggiungere ai giochi dei poteri che prendono parte alla vita democratica, come giudichi l'atteggiamento della magistratura nei riguardi di questi magistrati veramente coraggiosi e tenacissimi? Ma la magistratura è formata da uomini, e quindi come tutti gli uomini ci sono quelli coraggiosi, i vigliacchi, i ipocriti, quelli con la schiena dritta, quindi questo potere dello Stato, grazie a Dio, il potere giudiziario è formato da uomini, quindi all'interno di questo potere dello Stato ci sono personaggi ambigui, personaggi prime donne, personaggi vigliacchi e personaggi coraggiosi, che hanno dato la vita, che fanno il loro dovere nel silenzio, a volte loro malgrado diventano famosi perché i processi coinvolgono l'opinione pubblica data la gravità dei reati che sono stati commessi, quindi diventano anche famosi e conosciuti, e poi diventano purtroppo anche famosi e conosciuti perché vengono assassinati e rimangono nella memoria del popolo italiano come eroi. La magistratura agli alti vertici, come sempre in tutti gli istituti dello Stato e della storia dell'umanità, gli alti vertici nella migliore delle ipotesi sono moderati, nella migliore delle ipotesi sono proni al potere. Quindi il Consiglio Superiore della Magistratura, che non ha imparato la lezione degli errori gravissimi di vigliaccheria e di arroganza che ha commesso nei riguardi soprattutto per esempio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, umiliandoli, tra l'altro hanno la faccia da un lato coraggiosa, dall'altro credo una faccia da statua di marmo, nel pubblicare il libro che io ho comprato del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha emesso il Consiglio Superiore della Magistratura, L'antimafia di Paolo Borsellino. Se lo leggete vi potete rendere conto quell'accozzaglia di personaggi assurdi che componevano il Consiglio Superiore della Magistratura, fatta eccezione per alcuni come Giancarlo Caselli e altri due o tre di quell'epoca, come trattavano i nostri martiri, i nostri padri della patria. Li trattavano a pesci in faccia, li arrogantemente li mettevano sotto commissione disciplinare, gli facevano delle domande umiliandoli nella loro vita personale. Questo è la magistratura, invidiosa, gelosa, ma anche una magistratura che ha il coraggio, rispetto alla politica, di processare se stessa
infatti sono magistrati che hanno processato magistrati corrotti, che hanno espulso magistrati corrotti e magistrati che hanno tradito il loro giuramento. Quindi penso questo, e nel caso specifico degli ultimi anni e del processo trattativa mafia-Stato, non c'è stata una difesa a spada tratta dell'Associazione Nazionale Magistrati e del Consiglio Superiore della Magistratura nei riguardi del pool antimafia del processo appunto Stato Mafia. C'è stata una ipocrita e modesta difesa generica dei magistrati minacciati di morte, perché fare il nome di Di Matteo minacciato di morte si sarebbero sporcati la camicia i lor signori dell'Associazione Nazionale Magistrati e del Consiglio Superiore della Magistratura. Pensate, sono venuti a Palermo un Consiglio Superiore della Magistratura quando Di Matteo era sotto scorta e sotto minacce di morte severe, condannato a morte dalla mafia. Sono venuti a Palermo al Palazzo di Giustizia i signori responsabili del Consiglio Superiore della Magistratura e non sono andati nemmeno a salutare al dottore Di Matteo. Io lo dico perché ero testimone, ero presente io in quei giorni al Tribunale di Palermo. Quindi oggi scrivono: noi abbiamo sempre difeso. D'altronde i farisei sono sempre esistiti, sono esistiti all'epoca di Gesù Cristo, esistono anche oggi sotto forma di Consiglio Superiore della Magistratura, sotto forma di governi, sotto forma di altre cose. Senti, adesso siamo quasi in conclusione. Io ti volevo chiedere, alla luce di questo doppio binario che ci si prefigura davanti, nel senso che in magistratura, come hai evidenziato tu, ci sono uomini bravi, coraggiosi, che portano avanti con la schiena dritta dei processi molto difficili per il bene comune. Ci sono giornalisti, come l'avete testimoniato voi, come hai ricordato anche tu, il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio e qualche altro giornalista di Repubblica, dell'Espresso, eccetera, e anche, possiamo dire, qualche uomo di governo che in qualche modo si oppone e sostiene queste persone. Però alla luce di questo doppio binario, perché dall'altra parte ci sono quelli che invece frenano, non pensi che ci sia bisogno da parte della società civile di veramente fare uno sforzo per difendere questa nostra democrazia e in primis la Costituzione, per fortuna che nel dicembre del 2016 i cittadini hanno dato un chiaro segnale. Però non pensi che ci sia, che ci stanno sottraendo piano piano in forma subdola, adesso stanno facendo con le intercettazioni, le ultime leggi sulle intercettazioni, cioè stanno sottraendo verità, stanno sottraendo quei diritti che nella nostra Costituzione sono sanciti. Tu non pensi che ci siano diritti della nostra Costituzione che ormai noi facciamo fatica ad esigere e dobbiamo in qualche modo reagire? Ma certo, caro Alviano, noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo e purtroppo i nostri governanti, che dovrebbero essere l'esempio del rispetto della nostra Costituzione, lasciano a desiderare. Ci sono degli articoli chiari: l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, l'articolo 4 sul diritto al lavoro, l'articolo 11, quello secondo me tra i più importanti, che l'Italia ripudia la guerra, e l'articolo 32 della tutela della salute. Parlando dei vaccini, per esempio, nessuno è obbligato ad un intervento sanitario se non per legge, e deve essere poi deve essere dimostrato molto, molto seriamente e severamente, tra virgolette, che viene messa in pericolo la salute pubblica. Quindi anche questa storia dei vaccini
che l'Italia viene usata come cavia da parte delle grandi mafie mondiali farmaceutiche per sperimentare i vaccini sui nostri bambini, a me non sta bene. Ovviamente se uno sceglie di fare vaccini ai bambini, viva Dio, ma se ci sono quei genitori, quelle famiglie che scelgono delle medicine alternative che oggi esistono, naturali, che hanno dato risultati positivi, tranne ovviamente quando si tratta di fanatismo, quando si tratta di estremismo, l'estremismo è negativo in tutte le cose, ma non si può mettere sotto terapia intensiva e obbligatoria un'intera nazione. Quindi stanno cercando in tutti i modi, e ripeto, la storia dei vaccini secondo me è un segno, di togliere i diritti fondamentali che ha una democrazia civile, di toglierli con delle leggi sottili e ingannevoli. Questo è il mio pensiero. Senti, ultimissima proprio riflessione, pensi che questa sentenza possa avere delle ripercussioni politiche positive? Sicuramente ha delle ripercussioni politiche, io spero positive, spero che si faccia un governo, spero che il Movimento 5 Stelle prenda atto e si determini in forma più chiara, diretta e determinata, oltre che severa, per quanto riguarda la lotta alla mafia, perché gli applausi, le ovazioni e le standing ovation a Di Matteo sono belle, ci fanno sperare, ma le chiacchiere stanno a zero. Se il Movimento 5 Stelle non mette al primo posto nell'agenda politica di un eventuale governo presieduto dallo stesso e come presidente Luigi Di Maio e con ministri seri e professionali, non mette al primo, al secondo, massimo al terzo punto la lotta contro la mafia e la corruzione, noi saremo delusi, tutti quelli che hanno votato. Io non ho votato i 5 Stelle, non vi dico perché ho votato, ma tutti quelli che hanno votato, compresi amici e familiari che hanno votato il Movimento 5 Stelle, dovranno tagliarsi le vene, perché si sentiranno delusi. A questo punto veramente non so che cosa può succedere. Comunque sono ottimista e vedremo. Il lato pessimista, e chiudo, è che in questo momento quelli che, state attenti, la sentenza trattativa è solo l'inizio della ricerca dei mandanti esterni. I mandanti esterni alle stragi non sono quelli che sono stati condannati nella sentenza trattativa, o perlomeno non tutti, forse c'è qualcuno, ma non lo sappiamo. Quello che sicuramente sappiamo è che grandi poteri forti, quelli che Scarpinato e Lodato chiama il principe. Il principe è potente, ha al suo servizio ancora personaggi al potere, servizi segreti, massonerie deviate, alta finanza, grandi organizzazioni criminali che dedicano la loro potenza al narcotraffico. Ricordatevi che l'Italia ha il primato mondiale dei narcos, l'Andrangheta fattura 80 miliardi di euro, numero uno al mondo. Non è un bel primato, ma siamo i numeri uno al mondo come narcos. Noi battiamo i narcos messicani, colombiani, argentini, paraguayani e brasiliani, messi insieme noi li battiamo come narcotrafficanti, la nostra mafia. Quindi quei mandanti esterni che hanno usato persone per fare la trattativa mafia Stato sono ancora lì e sono ancora molto agguerriti, anzi sono impauriti. Per tale ragione io temo, e spero che la mia non sia una profezia, ma è un grido, un'attenzione, spero che non accadano stragi per la cosiddetta strategia stragista. Quindi attenzione a proteggere i nostri magistrati,
perché i nostri magistrati andranno avanti nella ricerca dei mandanti esterni di quella stagione che ancora non è finita, cioè quei potenti che hanno chiesto quelle stragi sono ancora, alcuni di loro, grazie a Dio non tutti, ma alcuni di loro sono ancora al potere e sono ancora feroci e agguerriti. Ecco, scusa Giorgio, sono Bonella Massimo da Venezia. Volevo farti una domanda proprio di questa cosa qui. Ecco, quindi stiamo vicino ai magistrati antimafia, non isoliamoli, ma il fatto che non ci sia mai la stampa vicino a loro, o comunque vengono sempre lasciati, come dire, snobbati nelle conferenze, non c'è mai un giornalista e non vengono mai intervistati su qualche trasmissione importante di prima serata, importante diciamo perché è seguita da molte persone, importante lo mettere tra virgolette comunque. Ecco, abbiamo visto una televisione internazionale, intercontinentale, la Al Jazeera, che invece è venuta in Italia a fare un'intervista al dottor Di Matteo, ad esempio. E qui nel nostro paese, conosciuto all'estero come il paese che ha questo cancro mafia, i nostri mass media sono sempre latitanti. Fino a una settimana fa è stato così, confermo e sottoscrivo. Forse l'onda della sentenza trattativa mafia-stato, finalmente, per ragioni, non lo so, ipocrite, di rating, di quello che vuoi, ha dato possibilità, grazie a Dio e finalmente, al dottore Di Matteo, in questo caso, che è diciamo, il simbolo di questo pool di magistrati che ha condotto questo processo, lo stiamo vedendo un po' finalmente, ma non so fino a quanto dura, penso per poco, ma intanto ce lo godiamo. In dibattiti televisivi, voglio ricordare, anche se sono dibattiti televisivi che vengono condotti un pochino di parte a mio giudizio, però viva Dio, comunque abbiamo visto questi magistrati in televisione dalla Annunziata, dove si è difeso abbastanza bene, credo, Di Matteo, e lo vedremo stasera anche su Rai 3 dalla Bianca Berlinguer. C'è stato Travaglio per la prima volta nella storia, secondo me, mi sono sorpreso, da Fabio Fazio su Rai 1. Insomma, stanno, e poi c'è la 7 della Gruber che ha intervistato il nostro Saverio Rodato. Per adesso c'è, non so, un flash di grande comunicazione per quanto riguarda questo processo. Meno male che è finita così, e cioè che ci sono state le condanne. Adesso magari, Massimo, hai ragione. Fra una settimana si spengono le luci e ritorniamo nell'indifferenza, ed è questo che mi fa paura, spero di no. Grazie a Giorgio Bongiovanni. E quindi Giorgio, innanzitutto grazie per questo excursus a 360 gradi su questo tema, fatto sempre con la grandissima preparazione che ti viene da tutti questi anni di impegno. E noi ti ringraziamo e ci salutiamo con l'impegno di noi che siamo qui e che ne parliamo, e ci auguriamo di chi ci ascolta di approfondire questi temi, ma soprattutto di essere vicini, di fare un lavoro di consapevolezza nella nostra vita quotidiana. Di alzare il livello dell'attenzione, dell'impegno sociale, civile. È un augurio che rivolgo a tutti. Tante grazie della tua partecipazione, Giorgio. Grazie a voi, un abbraccio. Io saluto i nostri ascoltatori e ripasso la linea a Massimo Bonella. A te. Grazie. Grazie Alviano Appi dell'Associazione Culturale del Sicomoro, collegato da Pordenone via Skype. Dunque riprendiamo qui da Pineta Oggi TV da Venezia, sempre tutti in diretta su RST Radio Saius TV alle 19.52. Un intervento straordinario, quello e molto soprattutto concreto, di spessore, di approfondimento, quello del giornalista direttore della testata antimafia2000.com di Palermo, Giorgio Bongiovanni, che ringrazio. Questo è un intervento da riascoltare più volte, da insomma farci mente locale, che sia oggetto di studio proprio, anzi dovrebbe essere proposto proprio nelle scuole, no? Cioè per capire un po' tutto quello che è successo.
E a tale proposito, per stare in tema del ricordare, magari vediamo se con la, adesso vediamo un po' con la, come dire, la regia centrale di Radio Science, con il nostro titolare editorialista di Radio Science TV, Rosario Moreno, insieme a Ugo Moreno, di proporre questa puntata anche giovedì, cioè scusate, anche mercoledì, vale a dire domani sera, in seconda serata alle 22, per un'edizione speciale di Osservatorio Antimafia, perché questo intervento di Giorgio Bongiovanni merita veramente di sentirlo più volte, quindi di riproporlo più volte. Prima di chiudere, un breve aggiornamento per quanto riguarda le notizie. Gorizia, dunque, un'ingente quantità di armi da guerra è stata sequestrata dai carabinieri del nucleo investigativo di Gorizia, che hanno anche attivato il protocollo Interpol per il terrorismo internazionale. I militari hanno arrestato un cittadino bosniaco di 52 anni alla guida di un'auto al cui interno erano nascoste le armi. Nel cofano anche, pensate, 6 Kalashnikov. L'uomo era stato fermato per un controllo lungo l'autostrada A34. Secondo quanto si è appreso, l'arrestato era diretto a Barcellona in Spagna. Del fatto sono stati informati gli organismi di polizia europea. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi in merito all'uso cui erano destinate le armi. Quindi veramente, veramente un complimento ai carabinieri che hanno intercettato questo carico pericolosissimo. Un grande lavoro polizia, carabinieri, che fanno tutti i giorni rischiando la vita praticamente, a cui noi siamo riconoscenti e va tutta la nostra più profonda stima. 19:54 RST Saius, ancora un'informazione, tra breve intorno alle ore 20 per coloro che ci seguono dal centro Italia, vale a dire Toscana e Umbria, possono seguire sulla televisione di Chianciano Terme, Telidea, il nostro settimanale Pineta Oggi Reporter. Dopo, in prima serata, su Rai 3, mi sfugge, con la Berlinguer, ci sarà invece ospite, come avete sentito, noi adesso lo vogliamo ricordare, il dottor Nino Di Matteo. Quindi un appuntamento anche quest'ultimo, anzi soprattutto quest'ultimo, assolutamente da non perdere. Domani sera invece, per coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico, su Video Telecarnia, il nostro settimanale Pineta Oggi Report, che è quello che poi appunto i nostri amici toscani vedono tra pochi minuti. 19:55, tutto, grazie ancora agli ospiti, grazie alla regia centrale. Questa sera di turno ho visto che c'era Ugo Moreno, che saluto, che in apertura mi sono dimenticato di salutare. A voi tutti, grazie per averci seguito, buon proseguimento con la nostra programmazione. Un saluto da Massimo Bonella. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.